Allora, stamattina purtroppo è andato in scena l'ennesimo attentato in pochi mesi. Qual è appunto la sua opinione? Ma ovviamente bisogna trovare le parole giuste in questi casi e siamo tutti sconvolti e addolorati. Colpisce il fatto che va avanti questa spirale d'odio e che produce terrore. Ed è del tutto evidente che non dobbiamo farci vincere dalla paura. Da una parte bisogna sostenere tutti i soggetti che intervengono sul piano repressivo perché siano il più evidentemente veloci ed efficaci. Dall'altra io credo che si deve far di tutto perché le città continuino a vivere liberamente, che siano città aperte, perché chi semina il terrore evidentemente vuole l'odio, la paura, vuole la chiusura e noi dobbiamo invece contrastare tutto ciò sul piano dell'azione repressiva indiscutibilmente e anche sul piano culturale. Parigi, Bruxelles e Istanbul sono città a forte presenza islamica, c'è appunto la preoccupazione che l'Italia, essendo un paese comunque, Milano soprattutto anche, con tanti islamici, si possa temere il peggio, diciamo, nei prossimi mesi? Ma intanto bisogna non dimenticare il fatto che la grande maggioranza degli atti di terrorismo, gli attentati, sono in paesi islamici e colpiscono innanzitutto cittadini islamici di fede musulmana, questo bisogna ricordarlo sempre. Poi certo, credo che ogni città, ogni grande città debba pensare di essere a rischio, su questo non vi è dubbio, non so se tanto per una questione di mera presenza percentuale quanto per una questione di funzioni, del resto Bruxelles non è certo una capitale, se non in un quartiere, non è certo una capitale della presenza islamica, tuttavia è del tutto evidente che per quello che rappresenta uno scenario europeo è l'oggetto purtroppo, come vediamo, di drammatiche azioni. Quindi penso che nessuno deve potersi ritenere immune da rischi e pericoli, su questo non c'è dubbio. Matteo Salvini da Bruxelles oggi si è comportato un po' come un reporter, ha lasciato anche una sorta di provocazione sui servizi di sicurezza in Italia, si è postato un'immagine in cui era davanti alla metro di Bruxelles chiusa e ha lanciato la provocazione al Alfano, al governo Renzi, chiedendo se anche Milano e Roma sono sicure o bisogna preoccuparsi. Ma Matteo Salvini, appena c'è un morto, cerca su quel morto di raccattare un voto. Io sono contento di pensare a una politica diversa. Non crede che però col suo atteggiamento Salvini possa creare preoccupazione maggiore e paura in Italia? È evidente che è un alimentatore della paura e dell'odio, su questo non c'è dubbio, parlano ormai esplicitamente i suoi atti. Devo dire che mi ha sconcertato vedere che si faceva un selfie sul luogo del terrore per qualche voto in più. Penso che sia davvero un livello di cinismo allucinante e comunichi un'idea di politica che può far solo dei danni.